Buonasera a tutti, amici e non, tanto si piglia tutti, morti e feriti. Siamo qui stasera per preparare un piattino tipico della Toscana. Ci sono molte variazioni di questo piatto, ogni località che trovi c'è una piccola variazione negli ingredienti di questo piatto che si chiama acqua cotta. Quest'oggi la faremo, questa sera la faremo alla maremmana, perché noi bene o male si deriva un po' anche da quella gente lì, e diciamo l'alta maremma arriva fino a Castiglioncello, noi bene o male siamo un bel crocio, ve l'ho sempre detto. Comunque faremo questo piattino veramente povero, veramente pieno di sapori antichi. Acqua cotta alla maremmana. Gli ingredienti sono facilissimi. Per 5 persone ci vorrà un etto e venti di pecorino grattugiato, 5 uova, un po' di pane raffermo e abbrustolito, circa 10 fette, 3 belle cipollone rosse, un po' di basilico, delle foglie di sedano, circa 400 grammi di pelati, l'olio di vellovono, sale e pepe quanto basta, il prezzemolo e un po' di brodo. A tempi i maremmani, questo era un piatto che veniva fatto da maremmani, da bovari, da quelli che si fermavano in mezzo al campo a farlo, capito? Non ce l'avevano il brodo, usavano l'acqua direttamente. Io stasera mi sono un po' raffinato e ci faccio il brodo vegetale. Allora, iniziamo subito il procedimento. Per prima cosa ci sarà da tagliare le cipolle a fettini belle fini, eh? Mi raccomando, non vi portate i graditi. In un bel tegame bello capiente, come potete vedere, ci dovete mettere 6-7 cucchiai d'olio. Dovremo mettere le nostre cipolle tagliate finemente dentro l'olio caldo. Dovranno bene appassire, dovranno praticamente sciogliersi queste cipolle. E allora, se vedete che si stanno per bruciare, ci aggiungete un ramaiolino di brodino. Le dovrete proprio sfare, dovrà cuocere circa 10 minuti, un quarto d'ora minimo. All'inizio l'olio dovrà essere bello caldo, bello forte, vivo, per far, diciamo, prendere il colore alla nostra cipolla. Come vedete le nostre cipolle si sono proprio ancora sfatte, e però se no mi si bruciano. Allora ve l'avevo detto anche prima, ci vado ad aggiungere mezzo ramaiolo di brodino, rialzo bene il fuoco per farmi prendere il bollore. E poi riabbasso, perché dovranno cuocere altri 2-3 minuti proprio che si spaccino tutte. Eccoci qua, signori, le nostre cipolle, come potete ben vedere, si sono belle spappolate. Il brodino si è asciugato, ci andiamo a mettere i nostri pelati. Poi ci andiamo a mettere le foglie di basilico tagliate a mano, a cuzia. Prendete, l'ho detto, delle foglie di sedano, belle fresche, belle verdoline. Solo foglie, mi raccomando, cercate di eliminare il più possibile il gambo. Le tritate finemente e ce le andate a rovesciare dentro, un po' di sale naturalmente, un po' di cuore, alzate la temperatura e lo fate cuocere 5 minuti così. Fatti cuocere 10 minuti pelati insieme alla cipolla, al sedanino, al basilico, eh? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci circa un mezzo litro di brodo, forse anche un litro secondo me ci vuole, lo dico. Questo è brodo artigianale preso, carte Masterchef. Fatemi prendere bene il bollore a tutto quanto, mi raccomando. Dopodiché abbasseremo e dovrà cuocere per circa 4-20 minuti. Stasera vi volevo dire che c'è un ospite, il nostro amico Iarno, labronico milanese, ossia vive a Milano ma è labronico dentro, parla milanese ma è labronico dentro, ve lo dice in bocca. Così stasera, oltre che un mangiare speciale, alla fine della puntata c'è una barzellettina per farvi risate. Ecco, passata una 25 di minuti da quando ci ho messo il brodo, la nostra acqua cotta dovrebbe avere questo aspettino qui. E allora facciamo questo movimento qui, dobbiamo metterci l'uova dentro, noi siamo 5, ve l'ho detto, sicché stasera metteremo 5 uova. Allora proviamo, non dovete rompere, fate piano, mi raccomando. Ecco fatto, una, piano piano non succede nulla, due, io con l'altra me l'ero già preparate belle e pronte,
vado a mettere dentro, non si devono rompere. Ecco fatto. Dovranno cuocere un po', alzate un po' il fuoco, non le toccate perché sennò vi si rompano di sicuro. 3 minuti di orologio, mi raccomando, non di più. E il gioco è fatto. Eccoci arrivati, sono passati i 3 minuti fatidici che vi avevo detto, la vado a levare dal fuoco. Mi preparo una bella insalatiera col pane, lo potete fare anche a porzione, cioè mettere una due fettine di pane, ma a me mi garba le cose in grande e le fon grandi. E poi ci dovete mettere sopra il pane tutto il peorino, non tutto ma a metà. Poi vi aiutate a levare l'ova e appoggiarle dentro senza romperle, mi raccomando, da bellezza. Ne dovrà toccare naturalmente una a testa, non è che ci vuole Marconi, eh? Io ve le metto così per farvelo vedere, poi sta a voi naturalmente. Ci rovesciate dentro tutta la brodaglia che farà inciuppare bene il pane e tutto, e poi per finire in grande bellezza ci rifinite tutto sopra il peorino a sfassi, e ci metto anche un po' di pepe, 2 foglioline di prezzemolo a darne anche un po' di sapore che lo rilascia. La fate riposare circa 5-10 minuti che il pane si impregni bene di tutto questa robina lì, e poi la mangiate alla faccia del bocca e alla faccia di anno. Grande bocca. Oh, mangiate ma non esagerate, sennò vi tocca mettervi a dieta. E com'è questa dieta? Com'è? La dieta, le donne fanno la dieta quando arriva l'estate, l'uomini quando arriva l'infarto, che è un esagerato. Mi raccomando, state attenti a consigli di Iano. Alla prossima, ci vediamo a tutti quanti. Yeah.